17 giugno 1925 nasce Lucette Mangione, in arte Luce Deramo. Di famiglia fascista, la Deramo si rende conto delle atrocità commesse dal nazismo solo quando va lei stessa a lavorare nei campi di lavoro tedeschi. Il 27 febbraio 1945, mentre aiuta a scavare fra le macerie per recuperare feriti, un muro le crolla addosso, lasciandola paralizzata alle gambe. Nel suo capolavoro Deviazione, pubblicato nel 1979, la Deramo racconta questa esperienza. Muore nel 2001.